È festa Verbania. In un Pedroli gremito e risultante, al termine di una partita dall'enorme impatto emozionale, i padroni di casa battono per 4-1 il Volpiano Pianese e, complice la sconfitta casalinga del Venaria contro il neocampione Reggi Ticino, ottengono la salvezza senza bisogno di passare per le forche caudine dei play-out. Nel corso di questa giornata di festa biancocerchiata sono inoltre state consegnate 4 borse di studio ad altrettanti ragazzi del settore giovanile e, nella pausa tra primo e secondo tempo, sono stati premiati giovanissimi under 15 per la vittoria del campionato provinciale. La cronaca del primo tempo racconta di un Verbania che parte forte e prova fin da subito a proporsi con continuità dalle parti di Tunno. La prima chance per i padroni di casa arriva al 10° minuto. Tettamanti parte dal vertice sinistro dell'area di rigore, lascia sul posto un paio di avversari e fa partire una bella conclusione che termina larga ad un soffio. Il Volpiano risponde al 12° quando, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Bernardo arriva al tiro da fuori con la palla che termina alta sulla traversa. Gli ospiti insistono e al 18° una pregevole rete di passaggi sull'out di destra libera il tiro a Tiglia. La conclusione del numero 10 termina però sull'esterno della rete. Si rivede il Verbania al 23°. Cross morbido per la testa di Tettamanti che indirizza la palla all'angolino. Solo un fenomenale riflesso di Tunno nega al capitano biancocerchiato la gioia del gol. La rete del vantaggio è però nell'aria, arriva a puntuare al 30°. Tettamanti addomestica una palla vagante in area di rigore. In seguito a un contrasto la sfera schizza sui piedi di Cerutti che si coordina e sigla il vantaggio alla quale con una violenta conclusione di destro. I padroni di casa volano sulle ali dell'entusiasmo e al 41° Tunno rischia la frittata respingendo maldestramente una conclusione dalla distanza di Tettamanti. Sulla palla sporca si avventa Cerutti che non riesce però a ribadire a rete. La seconda frazione si apre con una grande occasione per il raddoppio verbanese. Punizione di Lippa riscodellata centro area, ci arriva Bottazzi che da posizione favorevole conclude però lontano dai pali della porta avversaria. Al 17° il Verbania raddoppia. Angolo dalla sinistra, colpo di testa di Tettamanti, salvataggio sulla linea di Bruno, sbuca Bottazzi che ribadisce a rete per il 2-0 Verbania. Ormai in controllo della partita, i biancocerchiati continuano a riversarsi nell'area avversaria e al 24° trovano un calcio di rigore per fallo di Pavia su Candeliere. Dal dischetto va Tettamanti che spiazza Tunno e porta il punteggio sul 3-0. C'è ancora tempo per un ultimo sussulto nel Volpiano, che al 37° segna il gol della bandiera grazie a un colpo di testa di Gerbaudo. E per una gemma di Tettamanti che illumina il Pedroli con uno splendido pallonetto dal limite dell'area che beffa un immobile Tunno. Finisce qui, Verbania batte Volpiano per 4-1 e sarà protagonista in eccellenza anche il prossimo anno.